Buongiorno, buongiorno, oggi è il giorno 23 di ottobre, siamo di fronte ai giardini Pittaluga di Alessandria dall'ingresso di via Cavour. Come mai, Piero, siamo qui davanti a questa struttura che una volta costituiva una delle zone più belle di Alessandria, almeno per quanto riguarda il parco e il giardino? Come mai siamo qui? Beh, diciamo che la nostra curiosità passando qui da via Cavour è dovuta al fatto che questo spazio pubblico, con un bel giardino, un bel parco, non è più praticamente fruibile per i cittadini, in quanto vediamo transenne, cancello chiuso e un senso di abbandono che si può notare attraverso la ripresa del porticato con scritte, con sporcizie varie. Dunque, ci chiediamo, ma l'utilizzo di questa struttura, di questo bel parco che si trova tra Piazza della Libertà e Piazza Garibaldi, non potrebbe avere una funzione, diciamo, di ritrovo per famiglie, per bambini, per poter fruire e fare una passeggiata in mezzo al verde, tra gli alberi, oppure utilizzato anche per organizzare avvenimenti che abbiano una certa, un certo, Valenza una sociale. certa valenza sociale e dare la possibilità a giovani, a meno giovani, di organizzare, non so, mostre librarie, avvenimenti culturali di ogni genere. E diciamo che vista così a noi sembra in stato di abbandono. Certo, noi abbiamo anche letto che c'erano dei progetti sulla realizzazione di Sparito. questa struttura, e nello scorso mese di settembre forse ci sono state delle manifestazioni di premiazione. Qui abbiamo ancora le bandierine che richiamano questo avvenimento, però oltre a questo, quindi una discontinuità anche nell'utilizzo, non c'è proprio niente, c'è proprio, come dicevi tu, un senso di abbandono e di trascuratezza. Benissimo. Qualcuno può darci delle risposte? Certo, noi aspettiamo delle risposte, è difficile avere la forza e anche lo slancio per mantenere una cosa del genere. Noi chiediamo questo piccolo atto di volontà, anche solo per qualche ora al giorno, ma aprire questa struttura a chi ne vuole usufruire. Quindi Anche perché in passato questo cancello rimaneva aperto in un lasso di tempo, diciamo, breve, ma comunque si poteva entrare, passeggiare, leggere un libro di santa pace, stare sotto gli alberi e prendere il fresco anche nel periodo estivo. sì, no. Ora questo cancello, come potete notare, è ben chiuso Chiuso, sì. da Sappiamo anche il catenaccio. perché era frequentato in un certo modo Certo. ed è stato, inizialmente sono state tolte le panchine, poi c'è stata un'arretratezza della società civile con la chiusura totale dei cancelli. Va bene, a questo punto, Piero, salutiamo e lasciamo alle risposte che qualcuno ci vorrà dare. Arrivederci Ciao al Piero, prossimo ciao video. ciao 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 ciao. ciao.